Come mi presento? Mi presento, mi chiamo Carmine, vivo a Milano da 1971, scappo via dall'Irpinia perché situazione sociale molto pesante, famiglia molto numerosa, 10 fratelli e quindi in sostanza scappo via. Ho cominciato, se ricordo bene, nei primi mesi del... dopo essere arrivato qui a Milano, nei primi mesi del 71, adesso non ricordo bene, forse in estate, perché mio zio aveva un amico che lo stesso aveva in gestione un'edicola in metropolitana Stazione Centrale. Dal 1971 ad oggi, quindi dicembre 2008, io ho sempre fatto l'edicolante. È il lavoro che conosco meglio di ogni altra cosa nella mia vita, anche perché ci sono cresciuto e sono maturato attraverso le varie esperienze umane e non che mi capitavano attraverso questo lavoro, soprattutto allo sportello dell'edicola, no? Dalla mia finestrella preferita. Sono stato un grande osservatore delle dinamiche comportamentali delle persone, tra me e le persone, tra le persone ed altre persone. Quindi un grandissimo osservatore e come dire, sempre con le orecchie ben tese. E ricordo c'era questa persona anziana che ogni giorno veniva a comprare il quotidiano il giorno. Vedevamo questa signora che prendeva il giornale e che si metteva in coda. Cosa faceva? Prendeva il quotidiano, si metteva in fila e prima che arrivasse vicino alla cassa, questa signora si defilava e andava via. Allora, dopo un po', io ho lasciato sostanzialmente che per una settimana mi portasse via il giornale. Un lunedì, questa signora prende il suo solito giornale, si mette in fila e io la tengo d'occhio. Ad un certo punto vedo che si defila, io mi avvicino a questa signora, io mi avvicino e le dico: signora, mi scusi, sa, ma guardi che... in che stamattina ma mica paga il giornale. E lei mi dice: el me scusa, ne ho mica che ricchi bei funzioni da ne. Ecco, e mi paga il giornale. Lo conosco, non mi ha sconvolto, diciamo, un po' quello che era la mia stabilità psichica. Scambiavo la notte per il giorno, però perdevo anche molti contatti con delle persone che facevano una vita cosiddetta normale. Ne acquisivo degli altri che non erano sempre positivi. Questo lavoro qui è un po' anche pesantino, tanto è vero che alcune volte problemi di mal di schiena e quindi bisogna imparare pure a fare leva sui muscoli piuttosto che sulla schiena. Cioè, tu pensa se oltre a tutto questo trambusto uno deve sopportare l'inquinamento atmosferico, acustico, cioè pensa a quante cose insieme, l'offesa di non poter fare pipì e rischiare qualche volta di farsela addosso. Penso che uno dei prossimi esercizi a scomparire sarà proprio l'edicola, non dico totalmente, ma esisteranno soltanto dei punti centrali e gli altri non ci saranno più per tutta una serie di motivi che sono legati sia al comportamento delle persone, sia all'evoluzione della società, l'evoluzione tra parentesi involuzione, sia ad altri motivi tecnici dovuti al distributore e quanto altro.